Ciao a tutti, impara a distaccarti dalla frustrazione. Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale e ti ricordo l'appuntamento col mio seminario di Torino, venerdì 7 febbraio 2020 alle 20:45, dal titolo Seduzione emozionale. E poi l'appuntamento di Milano, domenica, Full Immersion, domenica 1 marzo dalle 9:30 alle 19, autostima e seduzione in amore e al lavoro, riferimento 333-1511-703. E ti ricordo inoltre che puoi abbonarti al canale Massimo Taramasco semplicemente andando sulla home page e scegliendo il livello di abbonamento che vuoi, potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. A livello base potrai avere delle lezioni mirate e a livello top, oltre alle lezioni mirate, anche le registrazioni dei video dei seminari che faccio dal vivo. Quindi abbonati. Oppure puoi anche abbonarti volendo al canale Felicità Benessere, semplicemente per sostenere il canale e diventare moderatore o moderatrice del canale con un abbonamento davvero simbolico di meno di un euro al mese. Quindi vatti a abbonare al canale Felicità Benessere. E veniamo al tema. Come superare, diciamo, distaccarsi dalla frustrazione. Che cos'è la frustrazione? Beh, tutti noi abbiamo conosciuto le frustrazioni, quel sentimento, talvolta scomodo, talvolta ingombrante, che ci può sconvolgere, che la frustrazione è un sogno infranto, no? Ogni volta che noi abbiamo un sogno infranto, ogni volta che abbiamo delle aspettative che non vanno come previsto, quindi quando le cose non vanno come noi vorremmo andassero, quando abbiamo un obiettivo che non viene raggiunto, quando abbiamo una persona che abbiamo delle aspettative nei suoi confronti, magari di intrecciare una relazione, questa relazione non va in porto, questa cosa non funziona, e tendiamo a vivere questa frustrazione, no? Questo sogno infranto. Il sogno infranto che cosa produce? Beh, ne produce intanto uno stato di sofferenza. Produce uno stato di sofferenza e fin tanto che questa sofferenza, diciamo, è contenuta entro certi livelli, può essere una motivazione, diciamo così, a fare delle cose, a fare altre cose, a trovare altri obiettivi. Se invece la frustrazione diventa forte, iniziamo a vivere un difetto nella progettualità, iniziamo a entrare in una sorta di crisi esistenziale, cioè non abbiamo più voglia di fare nulla, siamo demotivati perché crediamo che tanto le cose andranno sempre male, no? Iniziamo a dare la colpa talvolta a noi stessi, talvolta al destino, iniziamo a vivere dei rammarichi molto forti. Quando questo sentimento, diciamo così, di frustrazione si accumula senza essere smaltito, diventa, diciamo, un veleno mentale, diventa un rifiuto pericoloso per noi, no? Un po' come la plastica negli oceani. E quindi la frustrazione, e pensiamo che non sia possibile superare la frustrazione, perché come possiamo non essere frustrati se le cose non vanno come previsto, dopo che abbiamo messo tanti sforzi, dopo che abbiamo fatto tante cose? Il problema è che dobbiamo imparare a gestire questo sentimento di frustrazione, altrimenti non riusciamo a fare niente. Se entriamo in crisi progettuale, non riusciamo a fare assolutamente più nulla. Pensate se Edison avesse vissuto la frustrazione dopo non essere riuscito a fare la lampadina dopo 1000 tentativi, cosa gli sarebbe successo al povero Edison? Non avrebbe mai inventato la lampadina. Invece proprio la capacità di superare la frustrazione è quella che va a differenziare un vincente da un perdente. Le frustrazioni comunque nascono da un imprinting, diciamo così, vissuto da bambini. Ogni volta che da bambini abbiamo vissuto un sogno infranto, magari per un abbandono vissuto, per una percezione di un abbandono vissuto, per un attestato, diciamo così, in cui ci hanno fatto vergognare, ci hanno fatto sentire diversi, inferiori.